Ma questo grosso fenomeno è stato abbandonato e gli scellerati della politica che cosa hanno fatto? Non hanno pensato di creare dei maxi distretti che desse la possibilità a io che sono un piccolo produttore e sono in un paesino di avere la possibilità di fare internazionalizzazione, se no ti invadono con prodotti cinesi, con prodotti terrestri, non puoi. Quindi sistema manifatturiero dal 36% si è ridotto intorno al 15%, ma proprio per essere esagerato. Quindi questa situazione va rimessa a posto, perché di che cosa adesso noi non abbiamo aziende, non abbiamo industrie, abbiamo solo le piccole e medie aziende, non si può fare internazionalizzazione. Come è possibile? Nel mercato interno il rapporto tra aziende sul mercato e popolazione è un rapporto sbilanciato, cioè un esubero di aziende, quindi nel mercato indigeno non ce la puoi fare. E mettici che abbiamo anche la grande distribuzione che si prende il 90%, quindi qui abbiamo il prodotto di nicchia che ogni tanto il consumatore si porta, questa è la realtà, perché la busta paga è quella che è, la redditività si è abbassata. E allora bisognava studiare una nuova soluzione, ma immediata, perché le riflessioni io che ho sentito al vostro convegno, dove ho avuto il piacere di sentire interventi brillanti, interessanti, di dove sono le infrastrutture. Noi riteniamo che già una risposta nell'immediato la possiamo dare, perché noi dobbiamo pensare a delle infrastrutture più leggere. Internet è un'infrastruttura straordinaria, ma bisogna saperla usare. I produttori già ci sono, giusto? I trasporti funzionano, viva Dio, quindi abbiamo questi elementi, quindi dobbiamo accoppiare, fare questo patto d'acciaio tra le piccole aziende e noi consumatori. Ma il consumatore deve assumere un altro ruolo, quindi un consumatore evoluto. Quindi, come Drucker anticipava anni fa, parlava del consumatore della conoscenza, e noi l'abbiamo messo in pratica. E quindi, e come sapete, le rivoluzioni non le fanno gli economisti. Le rivoluzioni, come il fenomeno, avete visto, le piccole e medie aziende, chi se le ha inventate? Qualche economista. O se lo sono inventati gli artigiani italiani. Quindi questa è la realtà. Allora, siccome l'idea e il progetto c'è, perché accoppiare questi due elementi che sono la parte più importante, che devono dialogare, e noi ci prendiamo l'obbligo di fare marketing al posto della parte della fetta che è il marketing e la pubblicità, che non è che aggiunge un valore positivo alla qualità della nostra vita oppure alla qualità dei nostri consumi. Però dobbiamo fare anche un padre che è gli interlocutori, quindi Franco è un produttore di vini, quindi adesso poi ne parlerà lui. Noi abbiamo creato una formula, dobbiamo guadagnare in tre. Tu produttore, noi come piattaforma organizzativa.